4,44 m di lunghezza, 1,80 m di larghezza. Ma sì, ma chi se ne frega? Ce l'abbiamo già provata la Mercedes Classe A. Questa è la AMG I35. La vedete qui nella Race Edition con dei particolari stilistici interessanti, oltre a questa verniciatura opaca che, detto in maniera molto onesta, mi fa esultare e mi fa essere felice di essere al mondo. E i gruppi ottici naturalmente full LED, sì, ma guardate, allora la cosa importante da vedere qui sono i cerchi. I cerchi sono da 19, 235, 35 gli pneumatici, guardate il disco e guardate la pinza. Ragazzi, potenza frenante che vi faremo vedere dopo durante il video. Il badge turbo insieme al badge 4MATIC, perché qui a disposizione abbiamo la trazione naturalmente integrale. La cosa che mi fa esultare qui sono, anzi è, la cucitura contrasto rossa. La cucitura contrasto nel volante, la scrittina AMG. Questi controlli, la possibilità di capire dove sto andando con lo sterzo grazie all'indicatore ad anello rosso, e vi faccio vedere anche i sedili, perché i sedili hanno una trama certamente corsaiola e vedete che grazie alla microfibra riuscirò ad avere un grip sulla seduta e sullo schienale davvero importanti. Allora, vedete che c'è anche un bellissimo tetto apribile. Dal punto di vista della guidabilità mi rimane sempre il dubbio sul montante, che è molto largo. Io ho tirato avanti un pochino il sedile, non l'ho tirato avanti tutto perché voglio vedere con un occupante magari intorno al 1,70 m, 1,75 m come ci starei, e devo dire che sto comunque comodamente, perché la testa ci sta, le gambe ci stanno, le spalle ci stanno. Ho anche le bocchette alla fine del tunnel. Sotto qui invece ho due prese USB di tipo C, Andrea? Esatto. Esatto, oltre a un piccolo, direi portacenere, una volta si diceva, adesso portacenere non ce l'ha più nessuno. Qui ovviamente abbiamo invece i nostri due consueti portabicchieri che ben si inseriscono dentro il bracciolo. Dicitura A35 al posteriore, un posteriore che divide, piace, piaceva di più quella prima, piaceva di più quella dopo, chi lo sa. Qui invece però abbiamo un estrattore possente, doppi scarichi, un paraurti particolarmente avvolgente, la scritta AMG, e vi garantisco che in autostrada non vi vedono da dietro ma capiscono quando arrivate che cosa sta per succedere, cioè un bel sorpasso in sicurezza. La stessa capacità del bagagliaio con la luce di cortesia a sinistra e un piccolo gancio che abbiamo anche sulla destra. Nel doppio fondo abbiamo ovviamente il kit di riparazione dello pneumatico e direi uno spazio anche aggiuntivo oltre al subwoofer, ecco, un grandissimo subwoofer che non manca mai. Tac. Chiudiamo, ecco, questa è una cosa che non mi piace, avete visto? Non è tanto l'assenza del meccanismo elettroattuato quanto la pesantezza del portellone, un po' pesante. Non è certamente pesante invece la guida a bordo di questa Mercedes Classe A AMG che facciamo in compagnia di Andrea. Luca, cosa posso dirti se non tanta, tantissima, enormemente tanta roba? Ma quanto mi è piaciuta questa A35 2000 turbo, ovviamente, 4 ruote motrici, 306 cavalli, 400 newton metro, un cambio, 7 rapporti, doppia frizione, velocissimo. Sai, tantissimi la paragonano a RS3. RS3, qua lo dico, lo confermo, è una delle mie macchine preferite, perché fa tanto rumore, mi piace tanto. Ormai dove vai? Sì, dai, nei colli appenninici, nei passi, da nessuna parte, esatto, e quindi ti piace fare brum brum. Certo. Questa macchina scoppietta in scalata, poi te lo farò sentire ed è fantastica, ma non è solo quello, ovviamente ho estremizzato anche le prestazioni, la tenuta, proprio il piacere di guida, molto simili. Non saprei scegliere, la cosa che invece mi fa scegliere questa è l'infotainment, quanto è avanti il MBUX. Direi che rilasciamo, diciamo, rimandiamo la prova che mi ha fatto già di classe A. Sì, è utile vederlo, non cambia fondamentalmente niente. E quindi questa classe A AMG mi è piaciuta veramente tanto. Andrea, questa classe A, ti devo raccontare un aneddoto. Allora, visto che l'ho provata nel periodo di Pasqua, primo maggio, sono stati mille ponti, no? Allora sono andato al mare con tre macchine diverse, un X4, questa e anche con la serie 3 nuova. Praticamente mi hanno chiesto, mi hai vinto Superenalotto? No.
serve, sto semplicemente provando. È proprio bella e mi piace tantissimo il fatto di avere il manettino qua con un piccolo display LCD all'interno per cambiarle il carattere, cambia tantissimo. Comfort, che tra l'altro quando molli veleggia, Sport e Sport Plus, c'è anche l'individual che si può settare, mentre a sinistra ci sono i pulsanti per cambiare la modalità drive o manuale del cambio, per cambiare le sospensioni e anche per attivare l'ESP sportivo, che ti fa un po' scodare ma non ti fa girare del tutto. Veramente tarato bene, ma soprattutto qua a portata di mano. E allora io scalo due marce, visto che ho messo manuale, senti che cattiveria, ne scalo un'altra, mi butto in rotatoria, le quattro ruote motrici ci tengono veramente tanto incollati. Senti come cambia, mamma mia, c'è il camion, porca vacca. Senti scalata. Scoppietta ed è entusiasmante, veramente si fa fatica ad andare piano, ma poi senti che è cambiata. Dovrei stare zitto, hai ragione, non me l'hai detto, non lo sono detto da solo. Io sono beato qui di fianco a te. Ho pensato, e mi sto godendo il ho momento. Ho visto il l'occhiale, ho detto dovevo stare zitto. Comfort, beh, cerchio 19, spalla molto bassa, molto rigida. È molto rigida, però è anche vero che non ti spacca la schiena. Però se la metti su comfort, le sospensioni si ammorbidiscono. Sì, certo. Quello non è così. Ma questo è il motivo per il quale non l'abbiamo portata in pista, dove sarebbe onestamente uno dei suoi habitat migliori, ma l'abbiamo voluta gettare comunque in una guida quotidiana per farvi vedere che se ne avete la possibilità economica, se non vi piacciono i compromessi, potete anche scegliere questa MG e non vi ci sarà alcun problema per la guida di tutti i giorni, appunto. Anche perché il sedile è veramente comodo, tiene bene, tantissime regolazioni. Tra l'altro trovo comodissimo la sagomina qua del sedile, che muovi per regolare il sedile, è molto intuitivo, tutti lo capiscono, e soprattutto si possono regolare i fianchetti, ma anche la lunghezza della seduta, che per me che sono basso è sempre un grande valore aggiunto. E poi il LED anche qua dentro, di notte questa macchina è spettacolare. Assolutamente spettacolare, per cui oltre a tutto l'approccio premium di Mercedes c'è anche una sensazione di essere in un ambiente avvolgente, Andrea, sì, avvolgente. Ma poi quella genialata di mettere i LED qua sulle bocchette, tra l'altro tre regolabili e si possono spostare tranquillamente. Tra l'altro non avevo messo il telefono in silenzioso, allora sai cosa dico? Faccio così, rifiuto la telefonata, ciao, metto in silenzioso, in non disturbare. E ti dico che appunto queste bocchette retroilluminate, con la retroilluminazione che si può scegliere da rossa a rosa a blu a la verde, come vuoi. Mamma mia, che bella. Sono ancora in Sport Plus, tengo il manuale o metto in automatico? No, metto in automatico per verificare che non cambi da solo limitatore. Vado? Vai, ovviamente in Sport Plus non... Mamma mia. Purtroppo cambia da solo limitatore, allora metto manuale. Manuale ovviamente sta lì, cambiata, e sono arrivato molto più veloce rispetto alla velocità standard. Cioè, nonostante non abbiamo beccheggiato, ci siamo fermati, tra l'altro senza perdere minimamente aderenza. Va bene, c'è l'asfalto asciutto, però siamo venuti via molto tranquilli. Tua pressione sul pedale? Normalissima. Ecco. E soprattutto è una macchina che ti dà una grandissima sicurezza in frenata, perché beh, abbiamo visto quanto sono grosse le pinze davanti, i dischi, ma si acquatta anche dietro, cioè proprio ti senti proprio che frena, tavola, che, esatto, è veramente bella la frenata, e gli spazi di frenata sono veramente corti. Per quanto riguarda gli ADAS ce ne sono tanti, ma sono sostanzialmente quasi tutti optional. Certo, non l'avrei mai. Noi per esempio non abbiamo il cruise control adattivo, abbiamo solamente il cruise control normale, c'è l'assistente di corsia, esatto, che tra l'altro non solo vibra quando ci avviciniamo alla riga centrale, ma capisce quando è tratteggiato, continua, e quando è continua ci riporta in carreggiata, quando è tratteggiata invece ci vibra e basta. Ci vibra e basta, è vero. Però anche tutti i sistemi di sicurezza, ti devo dire la verità, finalmente sono riuscito a trovare una vettura che mi abbia consigliato di fermarmi quando ne sentivo il bisogno, perché ero veramente cotto, mi ha detto Ciccio fatti una pausa, bevete un cafferino. Allora mi sono fermato, ho bevuto un cafferino e sono arrivato vivo a casa. Ehi Mercedes! Sì? Quanto stiamo consumando? Il consumo medio è di 14,8 litri per 100 km dall'inizio del viaggio e di 11,4 litri per 100 km dall'ultimo reset.
14 sembra un tamarro. Perché l'abbiamo un po' tirata, però in realtà non consuma neanche tantissimissimo. Scusa un attimo che siamo fermi, allora ti faccio vedere la retrocamera, che tra l'altro è protetta, esce fuori, quindi quando piove non si bagna, ha le linee che si muovono. Vuoi consumi? Manca 360, c'è però sì, è vero. I sensori, tutto attorno alla macchina. È vero, quella è una cosa abbastanza comoda. Allora, se vuoi consumi, 9 in città, 12 a 130, 14 intorno ai 110 km/h. Luca, non riesco più a togliere lo Sport Plus e non lo toglierò mai più, perché il rumore cambia veramente tanto, diventa veramente bello. E allora metto in terza, sono già in terza, mi metto a 40 all'ora, ok, sono a 40, giù l'acceleratore, vado, senti? E ti scalo anche una marcia, perché voglio fare brum brum! E senti quando scalo in frenata! Sì, esatto, una motorizzazione per la quale andrete sicuramente a usare i paddle e sì, vedrete anche di uno sterzo che è diretto e che vi sì, supporta nella guida 2.0. Forse sono un po' troppi comandi, bisogna prenderci la mano, però una volta che si è presa la mano non sono male, perché a sinistra si comanda il display che ho davanti agli occhi, a destra si comanda quello che è più vicino agli occhi tu. E quindi, siccome sono ben organizzato, dai, vabbè, metti in comfort, allora, dai, metti in comfort, allora, metti in comfort e in drive, vai. Hai ragione, sono ben organizzate. Il mio problema rimane sempre quello che avevamo visto anche sulla classe A normale, tra virgolette, cioè questo spazio tra un display e l'altro, sì, display unico, ma sì, diviso appunto in due parti, a me non basta, perché ho un angolo completamente diverso da quello di Andrea, sono molto più in basso, molto più indietro con il sedile, e quindi mi perdo alcune informazioni che possono ritrovarsi qui. Tu dici, va bene, telefono, OnePlus 7 sì, Pro, chi se ne frega, però la temperatura mi devo sporgere per vederla. Io invece vedo tutto, quindi questa cosa è bello di fare le prove, 1,62 1,96 ok, bellissimo il fatto che si può personalizzare a proprio piacimento il cruscotto con tanti stili diversi, ma qua abbiamo il pacchetto race e quindi la possibilità, se andiamo qua ti faccio vedere una roba, guarda, AMG Performance Track Pace, di andare, vabbè, da utilizzare solo sui percorsi di gara, va bene, non trova nessun circuito nei dintorni e non siamo su un circuito, ma se fossimo potrebbe prendere automaticamente, grazie al GPS, perché lui ha memorizzato le mappe dei circuiti, i tempi sul giro, bellissimo, e riproporceli anche qua nel cruscotto, una cosa che secondo me per chi va al Nürburgring o fa quel track day è una cosa veramente interessante. E poi ripeto, mille possibilità che abbiamo visto anche sull'altra classe A, ma qua ti faccio vedere che possiamo avere un pacchetto un pochino più, diciamo, racing sul fatto di vedere kilowatt e coppia direttamente qua, temperatura acqua, temperatura olio, vabbè, il consumo lasciamo perdere, toglietela, lasciate stare. Allora, vuoi che ti dica quanto costa questa vettura, sospetto, no? Sì. Allora, caro Andrea, per questa classe A si parte da 46.300 euro per la Race Edition, con i nostri optional si toccano i 55.000 euro. E secondo me quegli optional vanno messi, è una macchina che costa comunque, secondo me, 55.000 euro. Vuoi cerchi, vuoi questo colore bellissimo, vuoi questo pacchetto performance, insomma, va messo. E mi è piaciuto tanto, ero prevenuto perché A35, le Mercedes, il DNA di Mercedes, anche AMG è sempre tarato sul comodoso. RS3 è una macchina che mi entusiasmava, invece dopo averla provata ho cambiato idea, veramente bello l'assetto, bello. Magari ecco, il 4 cilindri rispetto al 5 cilindri ha una voce diversa, però bello che in accelerazione senti proprio il soffio della turbina in scalata, senti lo scoppiettio, questa iniezione che gli butta un po' di benzina e fa fare proprio papapapa, ma tanto forte quando metti in Sport Plus, l'assetto, il piacere di guida, il volante abbastanza diretto, il cambio molto veloce, ecco, forse avrei preferito un volante non tanto proprio piccolo, ma un po' più ciccio. Un po' più ciccio. Io invece, come te, la comprerei molto probabilmente. La cosa che possiamo consigliare è quella ovvia: questa non è una vettura da neopatentato, ma anche per uno che non è neopatentato un corso necessariamente serve se si vuole guidare in una maniera un pochino diversa, dove ovviamente i codici lo consentono. Sai cosa? Ti trovi oltre al limite in un attimo e bisogna stare attenti, ma veramente in un attimo. Bisogna starci attenti, come noi dovremmo stare attenti a questa coppia di signori
signore che cammina. Però ho notato una cosa, c'è anche ovviamente la, l'assistente che vi avvisa e poi frena la macchina in caso voi non siete attenti, molto ben tarato, mi ha suonato due volte ma al momento giusto. Sensato, sì, sensato, è vero, sensato. Invece questo touch qua non mi fa impazzire, ma probabilmente lo lasciano per chi magari è abituato ai feedback vecchi di avere qua il touchpad, ma non c'è fortunatamente più la, la rotella che viene sovrastata dal touch, quindi no, la rotella era inguardabile, esatto, diciamo che ciao, adesso l'organizzazione piace più e ci sono anche un sacco di vani, mi è piaciuta anche questa cosa con qua un vanone, lì un vanone, comodo mettere lo smartphone, quindi lo metti veramente comodamente là. Ha il tag NFC, quando tu metti uno smartphone NFC là non c'è bisogno di fare niente, si abbina automaticamente, poi c'è Android Auto, c'è CarPlay, sono optional, ok, ma comunque ci sono. Forse la cornicetta di plastica dello specchietto, anche qua c'è tanto spazio, abbiamo un sacco di USB Type-C, ma c'è anche l'adattatore. Bello vero l'adattatore. A me la plancia piace molto, l'unica roba, non so se l'hai notato anche tu, questi tastini qua un po' chip come plastica. I tastini. Sì, a me non piacciono proprio come veste. Avrei voluto comunque un piccolo, direttamente qui un piccolo display dove vedere la temperatura senza rifarmi proprio per quello che dicevo prima sopra. Però, però bello l'alluminio e soprattutto, senti, adesso stiamo andando tranquillamente. Sembra di essere su una classe normale. In città e sul pavé, così in comfort, non è neanche così scomodissima. Ma no, infatti. Fateci sapere cosa ne pensate, automoto.it, Facebook, YouTube, dove volete. Ciao!